Senza entrare troppo nel merito, perché siamo ancora in uno stadio embrionale, farò delle considerazioni semmai quando ci sarà qualcosa di più di concreto, ma in vista della formazione di questa fondazione, mi sembra di tornare al piano di prima, quello su... arriviamo alla fondazione, se mai un giorno ci si arriverà. Il comitato, sì, il comitato, la presidenza comunque della casa di riposo attuale con tutto il consiglio, rispetto a chi sarà comunque componente di questa fondazione, rimarrà in piedi lo stesso? Credo proprio, no. Quindi, diciamo che sono anche, diciamo che tanto si tengono lì a tempo determinato. Era solo... È una scelta della consiglio. No, volevo solo capire se era l'intenzione dell'amministrazione comunque far confluire, adesso ci sarà un gruppo di lavoro dove entreranno alcune persone che non necessariamente devono essere le stesse o solo le stesse che hanno già dato il loro nome nella casa di lavoro. Ah, ok, però se ci saranno comunque anche i comuni qua attorno, se le cazzette non ci saranno, chi ci sarà? Gli attuali consiglieri comunque della casa di riposo attualmente rimangono in piedi, stanno comunque deliberando, dove fino a qualche tempo fa anche la legittimità di quello che stavano deliberando era messa un attimo in discussione. Invece adesso si è chiusa quella pagina lì, non ho mai sollevato una problema di legittimità. Ce lo sono sollevate all'interno, insomma, le dichiarazioni fatte sulla stampa in merito al fatto che dovevano essere sollevati dall'incarico. Ma quello l'avevi deciso tu, non io, avevi detto che quando andavi a casa andavano a casa anche loro. No, 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 guarda, adesso a meno che non l'ha subito una roba facile. Ma non lo so, io so solo che c'è una delibera di nomina di questo consiglio, in cui allora il sindaco diceva quando vado a casa di andare a casa anche loro. Ma visto che erano stati nominati da fare, perché sì. Sente un rimanere a casa. Se è scaduto, perché sono che ha detto io, insomma. L'ha detto lui. Ma se è scaduto, perché sono ancora lì adesso ci sei tu? Perché magari a casa. Perché avevo inciso già di lì. E qualche mese fa? Avevo inciso mandare a casa. Perché non era conforme alla la coerenza di tutti gli altri. Ma la mia opinione è una grande filosofia. A parte che mi piacerebbe sapere solo di meglio perché era stata fatta lei. Cavolo ora fa, non riesce a niente, non riesce a niente. Quindi non... comunque la questione quindi può intervenire qualsiasi. Magari sì, ma secondo me era rivolta a Sabrina. Sì, ma no, ripeto, è una mozione quindi può intervenire a capire. Per il sindaco. Va bene. Vediamo altro che non posso parlare di beh, il sindaco l'hai liquidato abbastanza velocemente questa questione a nostro avviso. Io vorrei un po' riprenderla, anche se è un po' tardi. Tutto nasce da una lettera fatta dal consigliere all'interno della casa di riposo, è stato nominato da voi, il quale chiede. No, no, è stato nominato. Andiamo? Sì, ma il capigruppo? Sì, ma quando sei in minoranza come capigruppo, da chi è arrivata questa nota? Da fare. La fai, quando mi la fai? Quel consigliere lì l'ha riporto a fare. Va bene. Importa degli soldi. E questo è un atteggiamento di No, assolutamente, perché. Quel consigliere della casa di riposo è stato nominato dal vostro gruppo consigliare. Punto. La nomina l'ha fatta sindaco, cioè sembra quasi di girare intorno, no. I gruppi consigliari hanno fatto le loro proposte, non è stata una nostra proposta, ok? Noi abbiamo fatto le nostre proposte, voi avete fatto le vostre. È logico che il sindaco, come adesso va, promuova almeno questa mozione per cui la nomina è vostra e non accetto che si venga detto no la nomina a fare perché la nomina a fare okay? No, la mia nomina è il signore, l'avete nominato il giusto nel futuro, quindi no, mi fa, no, non è una falsità, allora la nomina sì, ma sono d'accordo, è nominato il sindaco. Formalità questa, l'indicazione, sì, ma c'è che l'indicazione del nominativo, perché è stata avanti da noi,
Ma voi? Oh, ma com'è? Se... La nomina l'ha fatta il sindaco? Ma sì. Ma per le parole, è un sindaco. La nomina l'ha fatta il sindaco, sì, dietro l'indicazione vostra e quello di attivo vittimo come la nostra. Adesso è il ricercatore. Oh, ma com'è? Però siamo partiti, no? Allora, questo consigliere, dopo praticamente un anno e mezzo, no, va a sollevare la questione della legittimità o meno della sua amministrazione dopo fa parte anche di lui. E questa richiesta la fa il sindaco, cioè non la fa neanche alla regione, la fa direttamente al sindaco. Vabbè, anche lì scusa, si può fare una richiesta un po' direttamente agli uffici regionali di competenza. Tra l'altro questa richiesta non è stata indirizzata solo al sindaco, ma è stata indirizzata anche ai consiglieri, al presidente della casa di riposo, al segretario della casa di riposo. A noi questa richiesta non è mai pervenuta, questa lettera non è mai pervenuta, ma è pervenuta dopo, a seguito di un'interrogazione che avevamo fatto momento della scuola di riposo. Il sindaco risponde a questa interrogazione dicendo che il CDA è legittimo, giustamente. E va a indicare nei nomi precedenti il sindaco. Tu hai risposto quando? Non so mia quando, non vuol dire le date, non so veramente grande scrivere le date. Tu hai risposto logicamente ad una domanda che faceva il consigliere in merito alla legittimità o meno della sua amministrazione. Non so mia la data. Su questo discorso dice, guarda che a mio avviso, quindi dare un'interpretazione più personale, rispondi che secondo te il consiglio di amministrazione della casa di riposo è formalmente legittimo, nel senso quindi che può operare dal punto di vista legale, tra virgolette, e quindi mandi una lettera di risposta anche a noi consiglieri, quindi state inviata anche ai consiglieri, e di fatto dice, ah sì, la sua amministrazione è legittima, però, non si capisce niente perché, il mandato è scaduto, è scritto anche su un articolo del carico di posto fatto per l'Arena il 20 febbraio 2012, dove va a sostenere, dice, riteniamo scaduto il loro mandato, visto che erano stati nominati da fare. Cioè dice, guarda, che voi siete legittimati a scarare, però, secondo me, il vostro mandato è scaduto. Per cui io, e ci siamo al palio successivo, faccio un bando. Hai fatto un bando, pubblico, quindi l'hai pubblicato, ed hai ricevuto, cos'è, 13 curriculum. Non 14, cioè, vabbè, 13 curriculum. Erano 13, no? 14 per chi? 14 e 13 sono legali. 14 e sono arrivati 13. Dove queste persone si sono presentate e sostanzialmente sono rimaste nel limbo. Cioè dopo questi qua non hanno saputo più niente. Okay? A distanza dei quanti mesi? Non pensavo mai 3 mesi. Ma sei 2 o 3. Poi successivamente inizi quello che noi ti avevamo proposto, l'avevo detto io personalmente quando abbiamo fatto la riunione di stato gruppo, ho detto guarda che insomma cioè, ci rimaniamo da questo punto di vista e tu dici che è legittimo il CDA e poi sostanzialmente dici che è scaduto per cui vai a rifare un bando e nomini e intendi nominare delle altre persone, sostituirle. Inizia un dialogo. Dialogo che prima non c'era mai stato, perlomeno c'era stato e a nostro avviso era un dialogo anche positivo e questo io avevo chiesto personalmente anche a te, sì c'è stato un dialogo però anche con il presidente della casa di riposo e quindi non si capiva neanche la motivazione tramite la quale tu avevi fatto il bando da questo punto di vista, perché il dialogo di sera era positivo. Quindi questo dialogo inizia ancora e va a proporre un gruppo di lavoro il quale dovrebbe nominare una formazione, mi sembra. Le 13-14 persone che hanno presentato il curriculum
non sa più niente da questo punto di vista, perché non sono mai state contattate. Adesso ci rispondi che saranno contattate, sì, saranno contattate, però a seguito anche di una nostra mozione, di una richiesta che sembrava legittima nei confronti di quelle 13 persone. No, no, non è accidentale, a parte che c'è il 18 maggio 2012. Noi andiamo a chiedere, guarda, che tu hai fatto un bando, legittimo o meno lo si sa, anche perché tra l'altro non hai neanche revocato l'attuale consiglio di amministrazione. E quindi l'attuale consiglio di amministrazione è continuato a procedere, a deliberare. Quindi, da un punto di vista del bando con il curriculum, è il sindaco che sostanzialmente delegittimava il consiglio di amministrazione e il consiglio di amministrazione che andava avanti e deliberava lo stesso. Alla delibera che dicevi tu sul discorso del trasferimento di un autosufficiente, era stata fatta prima del bando, quindi non c'era contrasto da questo punto di vista. Hai detto che c'era una forma di contrasto sul discorso del problema quando è stata fatta questa delibera. No, ma questa delibera qua è stata fatta prima del bando. È chiaro, se no avrebbe fatto. No, ma deliberava il trasferimento di un autosufficiente, non c'era contrasto. Assolutamente. Ah, vabbè, ti chiedevo anche questo. Deliberava di ristrutturare la casa di riposo ambiente. Sì, ma portando non un autosufficiente, no. No. Non esiste delibera di questo genere. No, non esiste. No, senti, è una cosa non bene. Vabbè, se te la fa bene anche io. Sì, perché ti ritira a cavaliere e parlo, no? A me ti aspettano per la fai vedere, se lo so fare. E poi ti può vedere tutte le vedere. Ah, signora. Ti vedo un mia qua. Non so, mica non fai. Fammi la vita. Però dopo che mi mandi. Va bene, comunque. Fammi la vita, spira. Comunque, il colloquio sta. Va bene. Questo per indicare che il contrasto alla fine non c'era e lo testimonia il discorso che comunque il dialogo che sei riuscito a fare. Era un po' di valutazione di 1,5 milioni no. Perso, non è stato fatto su un'ipotesi. No, non ti è mai tirato fuori questo discorso qua. Ma ci sta a dirlo. Ti è mai tirato fuori questo discorso qua. Ma che ma quale è proprio del 1,5 milioni di cose? No, vedere. Ma si parla che conosco cammino. E allora sono state fatte due domande per lo stesso scopo su due edifici diversi e la regione ha risposto. La regione ha risposto e il consiglio di amministrazione della casa di riposo ha risposto con valori. Cosa? Nero su bianco. Tira fuori. Però io neanche. Lo so che non devi dire che non esiste, tiralo fuori. Ma non è vero che non esiste. Sì, l'ho tirato fuori. La risposta. La risposta. La risposta. La risposta si è fatta un po'. Allora, da questo punto di vista, noi chiediamo, insomma, è abbastanza semplice la situazione, di tirare il banco, quando il banco è andato a dare più senso, e di rispondere ai 13 soci culturali che hanno presentato il loro titolo. Sì, si posso. E te porterò tutto quello che hai detto, lei così lo portiere fuori. Io non entro nel merito, cioè, voglio solo dire due cose. Il primo consiglio ti dico che va tutto bene. Tutto ok. Ci dia ok, va tutto bene. Dopo te ti inventi che non va più bene. No, ti inventi, ti vero. E non ho che mi invento, l'ho detto che ti è diverso. No, ti lascio parlare che c'è questo. Tu avevi detto che ci diamo da capire giusto fai il conto. Bene.
e lui va, ok, dopo te ne hai in mente che non va più bene e quindi te fai le nomine. Non sono inventato, io sto dicendo che poi dai via un bando che poi non eri neanche obbligato né tenuto a fare, cioè, te l'hai fatto benissimo senza revocare. Esatto, quindi era ancora, però comunque sì. Sono stati revocati i consiglieri. Ma non ci potevano altri nemmeno io. Ma no, per me è che parlo ti parlo con loro, se vuoi parlo. E poi ti vedi di fare questo bando, fai il bando, arrivano le nomine e come nel caso di il nostro, diciamo, nominato, se si può dire. Abbiamo messo anche uno del Movimento 5 Stelle a fare, ha inviato il curriculum, no, il plurale è curriculum, il nostro ha inviato il curriculum, allora, curricula, plurale, curriculum, singolare. È molto poco volatile. Vabbè, ma non mi ha fatto lì, cosa c'è? Non mi ha fatto lì, è un volatile, non lo so. Detto questo, tu hai appena detto che quello che non sono d'accordo con la tua linea non possono entrare in questo nuovo organismo. Va bene, va bene, va bene, bene, sono contento. No, e tu spontò tutti i nuovi bici. Io spontò con tutti. Ecco, perché ti vedi con va bene, va bene, allora vedi, tu non fai finire quello che voglio dire, comunque è lo stesso. La figura è fatta testa, fidati. Bene. Ok, gli altri interventi. Favore la mozione. Vai. Tenuti o no? Anche la problema è realizzata. Non va bene, non partecipa al voto, vedrà. No, no, se no vai ancora a stare. Ancora dopo il fermo. La mia andai mai. Interpellanza aumentata al gruppo consigliere del Merito per il Ministro dell'utilizzo dello stemma del Comune di Locana sull'antico pagamento. Lo spieghiamo di punto e lo presentiamo su qualche forma nei prossimi giorni. Punto 10, interrogazione presentata al gruppo consigliere del Merito per il Ministro dell'utilizzo durante lo svolgimento della giunta consigliere del 24 ore. Sì, va lettura. Permesso che durante il mandato dell'amministrazione di Vieri 2005-2010 e dell'amministrazione Falco marzo 2010-2010 mai si è svolto il Consiglio Comunale in assenza del permesso comunale agente di polizia municipale. Durante lo stesso Consiglio Comunale 24-4-2012 il sindaco si è dimostrato evidente imbarazzo a gestire la discussione del punto all'ordine del giorno, arrivando addirittura a sospendere per 5 minuti la seduta. Chiediamo al sindaco quale grave motivo abbia reso impossibile la presenza di un addetto alla sicurezza pubblica e se da parte dell'amministrazione comunale si è stato fatto tutto il possibile per evitare che ciò accadesse, compreso lo sfruttamento dello stesso Consiglio Comunale. Prendo atto con la vostra interrogazione l'impegno profuso dall'amministrazione di ieri Falco circa la costante presenza durante le sedute consigliere del ministro dell'agente di polizia locale. Allo stesso tempo non comprendo il significato e le motivazioni che mi hanno spinto a presentare, sia nello statuto che nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, non vi è traccia dell'obbligo della presenza dei detti dipendenti. Non mi sono sentito per tutto imbarazzato a gestire la discussione di un punto d'ordine del giorno sul sottoscritto 24/4. Comunque, non credo che la presenza dei dipendenti chiamati in causa avrebbe potuto cambiare il comportamento della decisione presa dal sottoscritto. Ritengo infine che i cittadini consiglieri di Nogara siano persone civili e che l'assenza dei suddetti dipendenti in consiglio non sia motivo valido per lo sottoscritto. Ma perché mancato? Oggi c'è la vera volta che mi troviamo. Oggi c'è la vera volta.
Altro, la sua. Sì, va bene, va tranquillo, nessun problema.